Per portare a termine un'operazione servono esperienza, studio, concentrazione e capacità. Tanto per far decollare un aereo quanto per lanciare un'esca in acqua. Sono Roberto Ripamonti, di professione faccio il pilota. Ma quando scendo dal mio aeromobile mi dedico alla mia più grande passione, la pesca. In questa serie andremo a farvi conoscere quelli che sono alcuni paradisi della pesca del nostro paese. E allora, benvenuti a bordo, allacciate le cinture, destinazione? Pesca! Cari amici, bentornati a Destinazione Pesca. Questa è una puntata davvero speciale perché siamo in una città, per quanto mi riguarda, veramente speciale. Siamo a Treviso, a cui sono legato per varie ragioni e perché questa è la città in cui decisi di fare il pilota quando venni a vivere qui tantissimi anni fa, perché mio papà, pilota anch'esso, andò a comandare uno stormo prestigiosissimo, il 51esimo stormo, che è a pochi chilometri da qua, sugli F-104. Vedendo quegli aeroplani decisi anch'io di intraprendere questa carriera, ma in quegli anni mi avvicinai a questo luogo meraviglioso per quanto riguarda la pesca ed in particolare il Sile, questo sistema idrico fenomenale, ancora praticamente intatto. Tutta una zona, appunto la provincia di Treviso, che mi ha permesso di approfondire tantissimo tante tecniche di pesca con prede veramente importanti. Treviso nacque da un villaggio paleoveneto nei pressi del fiume Sile, sviluppatasi in età comunale, arricchendosi di monumenti e palazzi. In quel periodo ospitò per parte del suo esilio il sommo poeta Dante Alighieri. Dopo qualche decennio di dominazione delle signorie, Treviso divenne possedimento della Repubblica di Venezia, facilmente raggiungibile grazie ai canali che costituiscono una vera e propria strada sull'acqua. E allora adesso, come da tradizione, andiamo a conoscere l'ospite che sfiderò per questa puntata davvero speciale che chiameremo Street Fishing a Treviso. Marco Iseppi inizia a pescare da bambino con la canna del nonno. Diventa agonista in Emilia-Romagna e si dedica principalmente alla tecnica dello spinning, di cui è uno degli indiscussi maestri italiani. Da oltre 30 anni va a caccia di predatori, di acqua dolce e salata, sia da barca che da riva. Ciao Marco, ciao, benvenuto. Roberto. Come al solito un piacere. Marco, street fishing, due parole perché tu sei un esperto di questa street meravigliosa fishing. Disciplina. Intanto siamo in una bellissima città. Street fishing è una disciplina della pesca spinning che, come dice la parola, si svolge in città. Famosissima in tutta Europa, quindi grandi città europee. So che in Olanda ci sono manifestazioni da 1000 partecipanti, quindi manifestazioni belle, divertenti soprattutto, che uniscono il piacere di stare in una bella città e di pescare pesci belli. Siamo qua a Treviso, una delle tante città italiane che si adatta a questa tipologia di pesca, tra l'altro pesci in questo caso trote, che siamo abituati a pescare in montagna, in questo caso le troviamo in città. Quindi a mio avviso una tecnica bella, divertente, vivi la città, vivi la pesca, contatto con la natura, bello. Quindi meraviglioso. Oggi andiamo a provare e speriamo di fare come e a sempre. A questo punto andiamo a regolarizzare la nostra posizione, andiamo nell'associazione che gestisce e controlla questa meravigliosa situazione, per cui andiamo immediatamente a fare i permessi e poi parleremo di accessori, tecniche, e daremo tutte le indicazioni possibili per questa puntata di Street Fishing con Marco Iseppi. I nostri si recano presso la sede dell'Associazione Pescatori Sile Treviso, dove li aspetta Francesco Calzevara per il ritiro dei permessi di pesca. Ciao, bentrovato. Ciao. Ciao. Intanto grazie dell'ospitalità a te, che sei vicepresidente, al presidente e a tutti i soci. Ci vuoi raccontare un pochino come è nata questa idea, come si sviluppa questo concetto di urban fishing in una città meravigliosa e storica per quanto riguarda la pesca come Treviso? Ma guarda, l'associazione è viva dagli anni 50 in avanti, per cui ha una storia, diciamo, lunga. Ultimamente, con tutto quello che si è sviluppato con il Parco del Sile e via dicendo, abbiamo dovuto rivedere i sistemi di pesca.
per cui tutta la città adesso è solo pesca con esche artificiali, solo con ami monoardiglione. È una zona in cui si può fare eventualmente il trofeo, per cui si può trattenere un solo capo. Quindi qualsiasi pescatore italiano munito ovviamente di regolare licenza può venire qui e pescare nel periodo in cui la pesca è aperta, nelle acque senza ulteriori limitazioni. Pensa che bello, Roberto, camminare, prendere un caffè, pescare un'acqua bellissima. No, ma poi in una città di una civiltà, di un'eleganza, di una sobrietà come Treviso, per me è un salto nel passato fantastico. Roberto e Marco si spostano lungo il Sile per presentarci l'attrezzatura e le tipologie di esche artificiali che utilizzeranno in questa sessione di pesca. Allora Marco, in questa panchina comodissima, due parole sulle attrezzature che ci servono per questo street fishing trevisano. Street fishing, pesca in città, quindi tanti spostamenti lungo le vie della città, quindi bisogna essere comodi. Certo. Un marsupietto con due esche, sì. Una canna a testa e un guadino, perché non sempre peschiamo a livello dell'acqua, molte volte possiamo essere in alto. Certo. E quindi un guadino regolabile che ci permette di poter gestire le catture per non arrecare danno a questi certo. pesci. Noi siamo per il qui catch and release integrale. Quindi per la tutela del pesce, scarpette comode come in questo caso da trekking, quindi per camminare lungo l'argine del fiume. Lunghezza delle canne? Dai 7 piedi agli 8 piedi, quindi dai 2,10 m ai 2,40 m, con casting che variano dai 2 ai 10 grammi. Quindi molto leggeri. Molto leggeri. In bobina abbiamo del filo del nano del fluorocarbon, più o meno di che diametro? 20 di diametro, in questo caso abbiamo deciso di mettere il fluorocarbon perché è acqua chiara di un fiume bello, quindi un filo che ci permette di essere invisibili. Vogliamo solo ricordare agli amici che non ne sanno ancora abbastanza di pesca o non sanno nulla di pesca, monofluorocarbon è un materiale che ha un indice di rifrazione inferiore a quello dell'acqua, per cui è praticamente invisibile nell'acqua stessa. E di conseguenza, quando facciamo queste tecniche di pesca, diventa un alleato indispensabile, un ulteriore trucco per portare a casa e poi rilasciare la trota più grossa e più bella. L'obiettivo di oggi è trote, come detto, acqua risorgiva. Questo posto sappiamo che è popolato anche da lucci, magari ci può essere la sorpresa, quindi catturare un bel luccio. Prevalentemente comunque saranno trote e fario che popolano questo fiume. Allora Marco, come ben sai, questa nostra serie di incontri di pesca, di destinazione pesca, prevede che io ti sfidi, sebbene tu sia un campione del mondo e io sia quasi destinato a soccombere per l'ennesima volta, ma questa volta ce la metterò tutta perché un pochino, per una volta tanto, mi sento a casa mia. Ok, accetto la sfida e non ci rimane che decidere qual è la punizione e pegno da pagare, che sarà comunque una cosa super gradevole. La decideremo trota facendo. Trota facendo. Ok. Andiamo a conoscere meglio gli avversari con le branchie che i nostri pescatori sfideranno tra i corsi d'acqua della città di Treviso. La trota fario, la più comune trota di lago europea, è una delle prede principe nella pesca sportiva, nelle tecniche di pesca a mosca, a tocco e da spinning. Sospettosa e scaltra, per sfidarla, l'attenzione nell'atto di pesca e nella ricerca delle zone dove sorprenderla deve essere massima. Sento un'impressione particolare pescare qua dentro, in mezzo a queste calli bellissime, quest'acqua stupenda. La gente che passa in bici ci guarda con occhio stralunato chiedendosi cosa stiamo facendo e soprattutto se si può fare. E in realtà si può fare ed è questa la cosa meravigliosa. Uno dei presupposti dello urban fishing è il continuo cambio di zona di pesca. I primi lanci non portano a nessuna cattura, finché Roberto non apre le danze con un bellissimo esemplare di trota fario, che oggi sia la giornata buona per portare a casa una vittoria. Bella Robby, aspetta che te la guadino. Eccola, che pesce fantastico. Visto come mi avevi detto te, oh, è uscito. Fantastico. Mamma mia che livrea, guarda che roba. Io direi, amo singolo, ecco, si è già tolta. Via. Favoloso, guarda che pesce stupendo, non la tocchiamo mani con bagnate, le mani, rigorosamente usiamo la rete visto. Del guadino no kill, pesce nobilissimo, una bellissima fario. È fondamentale bagnare le mani quando si prende in mano un pesce per slamarlo e rilasciarlo, in modo da non danneggiare la naturale barriera protettiva di muco e squame che riveste la pelle dell'animale. Marco, comunque 1-0,
sfida per me è chiusa? No. Abbiamo iniziato adesso. Se non riuscirò mai a vincere se non ricordo questi trucchi subdoli e scorretti. Facciamo chi arriva prima a 3 o a 5? A tre per dai. Iniziare, poi dai, continuiamo. Dai. Va bene. Vado subito a cercare una droga. Mi sa che oggi il Ripa abbia fatto la punta agli anni. Oggi la vedo dura. Eh sì, oggi sembra essere davvero la giornata di Ripa. Marco corre ai ripari cambiando esca, montando la stessa paletta che sta utilizzando Roberto. Cambiamo colore, Roberto cattura con la paletta silver, metto la paletta silver. Cerchiamo di rimontare. Presa, bellissima, un'altra affare, guarda come combatte. Si è slamata, non vale. Slamata non vale, facciamo finta di non conteggiarla, dai, adesso ne prendo un'altra. L'atmosfera oggi è allegra e rilassata e la situazione si presta ad un sacco di ironia. È veramente stretto, io sono dimagrito, quindi ci passo, comodo. Robby, più street fishing di così. Street fishing, esatto. Qui bravo. È proprio street fishing. Altro cambio di zona per i nostri pescatori. E sotto gli sguardi incuriositi dei trevigiani, Roberto continua la sua marcia trionfale. Pesce! Situazione un po' estrema. Sono spostato sul ponte. Vai, very good, ne prendiamo un'altra. La sfida procede sui 2-0. Ma che odore senti? Odore di vittoria. Allora, visto che fai il furbo, portiamo la sfida invece che a 3 a 5. Va bene, okay? A 5. Accetto la sfida. Bene. Cambiamenti in corso d'opera una volta che sto per vincere. A nessuno piace essere sconfitto, tantomeno ad un campione come Marco, che risponde con la sua prima cattura. Basta però spostarsi nuovamente e Roberto porta il suo bottino a quota 3. Bellissima. La teniamo in acqua, Marco sta arrivando. Io ufficialmente sono arrivato a quota 3. Più due slamate sarei a quota 5, quindi in teoria avrei vinto. In realtà no, perché siamo decubertiniani oggi. Molto bella. Adesso te la porto io. Dai! Marco, lasciamo andare subito. Vai. Liberata la trota, i nostri ricevono la visita del presidente dell'associazione, Roberto Ongaro, che racconta gli interventi a favore del territorio e dei pescatori. L'uomo di riferimento, però con tanti collaboratori super valenti. Super sì, bravi, vero? Fortunatamente abbiamo un'equipe molto attiva e molto disponibile, per cui quest'anno ci ha consentito di fare cose che non eravamo riusciti a fare negli anni scorsi. E abbiamo fatto dei popolamenti importanti con pesce importante, molto selezionato, marmorate, quindi... Questo che mi entusiasma è il fatto che avete varietà, ripopolato di marmorate. Sì, varietà importanti, quindi non tanto pronta pesca quanto varietà invece che sono destinate a restare in acqua e a crescere. Queste cose sono quelle che fanno venire una voglia di continuare a pescare da qui all'eternità veramente. Complimenti veramente di cuore. Singola Artenzone continua senza sosta a colpi di recuperi. Ogni angolo del sile battuto dai nostri permette una cattura. Roberto è in una forma strepitosa e praticamente nulla può ostacolare la sua vittoria. Marco! Arrivo! Opla! Ecco qua, un altro affario, bellissima anche questa come colori, come colorazione, lasciamo andare subito. Ce l'hai? Tieni. Grazie. Una trotella. Marco capisce che deve fare qualcosa per non uscire sconfitto e dà fondo a tutta la sua conoscenza per raggiungere l'avversario. Pesce, bella. No, te lo aiuto.
Ce la fai Marco, buona mano? No, ce la fa. Bella, questa sì che è bella. Questa è una bellissima trota. Vai dentro, guadino. Oh, quanto stiamo? Ah, non lo so, 4-3, 4 pari. Ti sei slamata direttamente, guarda, la facciamo vedere, la vediamo un attimo. Bellissima. E la lasciamo andare. Ah, che pesce. In salute. Stupendo. Ottimo, via. Via. Devo impegnarmi un pochino di più, perché questo se no mi raggiunge, mi batte e mi tocca pagare come al solito pegno. Io mi sarei anche stufato di pagare pegno. Dopo tutte queste pescate, è vero che il lotto contro campioni del mondo è campioni del... titani della pesca. Ma io che sono un vecchio pescatore non posso tollerare di perdere, ok? Quindi, Marco, sei avvisato. Come un cane da tartufi, Marco fiuta la zona giusta per portare a casa la cattura, che riporta la situazione in parità. I nostri sono sul 4 pari. Chi pescherà la prossima trota vincerà la sfida. Hai pareggiato! Pare sì, eh? Bella. Bella in tutto. Nei colori, nelle forme. E va bene, siamo sul pareggio, caro CT. Con la situazione in parità, i nostri si concedono un veloce pranzo in un locale tipico. E per stemperare la tensione che cresce, si prendono un po' in giro ed allo stesso tempo ci mostrano una fontana molto particolare, uno dei simboli della città. Abbiamo trovato un nuovo spot. Questo è uno spot impegnativo. Cioè, te la senti? Andiamo? Andiamo, vai. Vediamo se troviamo la Big Trout. Qua. La fontana delle tette. La mitica fontana delle tette. Ma l'atmosfera scherzosa non può durare in eterno. La tensione è nell'aria. I nervi dei nostri pescatori sono tesissimi e battono ogni angolo del fiume per cercare di catturare il pesce che sancirà il vincitore. Dentro di loro alberga ancora la speranza di catturare un luccio, il predatore di acqua dolce più vorace che esista e che vive negli anfratti del canale del Sile. Ma anche se non fosse, l'importante è raggiungere la quota stabilita per la vittoria. 5 catture. Ed alla fine eccola. Ecco la trota della vittoria. Ed a catturarla è Roberto Ripamonti, che così spazza via le sconfitte subite durante il lungo viaggio tra i paradisi della pesca della penisola italica. Dentro! The Kingfish. E oggi la sfida è di Ripamonti. E oggi la con sfida questa, è mia. Con questa non spettacolo e cattura. Pesce sontuoso. Marco, sfida fantastica. Adesso hai vinto tu, lo, via. Lo lasciamo andare. Sei legato, vado. Vai. Ragazzi, è il momento della verità. Una quinta trota in zona Cesarini è arrivata. Alla presenza della massima autorità che regna sulla gestione della pesca in questa città, viene celebrato il vincitore di oggi, che con una prestazione maiuscola sconfigge il titolatissimo avversario, sovvertendo ogni pronostico di giornata. And the winner is Roberto Ripamonti. Allora, cari amici, abbiamo vissuto una bellissima giornata di street fishing in compagnia di grandi amici in un posto meraviglioso, una città stupenda, un fiume veramente generoso. Destinazione pesca finisce qui. Un caro saluto a tutti. Ciao. Conclusione, come al solito, una massima presa a piene mani dal mondo del volo, il mondo che mi appartiene, il mondo dei piloti. La capacità di giudizio viene dall'esperienza, ma l'esperienza viene dagli errori che commettiamo. Detto questo, per una volta che vinco, chi perde non paga pegno, dopo aver pagato sempre pegno. Vabbè, va, Marco è talmente bravo, è talmente simpatico che per questa volta lascia andare, va?